Eccoci, ben ritrovati per una nuova puntata di Password. Il prossimo 23 marzo uscirà Maeba, il nuovo disco di Mina. L'album che vedrà la luce a ben 4 anni di distanza dall'ultima fatica in studio chiamata Selfie e a 2 anni dalla reunion con Celentano nel disco Le Migliori, conterrà 12 tracce. Tra cui un brano scritto e composto interamente da un autore, un artista napoletano e poi irpino d'adozione. Lui si chiama Zorama ed è con noi in studio. Benvenuto, Salve a tutti. ovvero Zorama al secolo Mariano Rongo. Come nasce questa collaborazione? Iniziamo subito dall'inizio. Beh, allora, innanzitutto andiamo dietro di 3 anni. 3 anni fa un amico, un caro amico, un collega mi disse: "Guarda, ma perché non provi a mandare qualche brano come autore anche ad altri cantanti, non so, a Ramazzotti piuttosto che a Laura Pausini, a Mina?" Quando mi disse Mina, mi saltò subito una scintilla davanti, no? E disse: "Io ho anche un amico che ha scritto per Mina, Maurizio Morante, che lo saluto, che è un autore, poi ha scritto per Spagna, per De Crescenzo e per altri." Il quale comunque mi In catapultò quest'altro mondo. nell'immagine, subito in questo mondo. Ho detto sì, perché poi Mina, tra l'altro, è una, forse l'unica artista di nome, di spessore, che ha il coraggio sovente di andare a pescare proprio fra cose che probabilmente nessun altro cantante avrebbe il coraggio di scovare, prendere e interpretare. Però ti dico la verità, senza manco troppo pensarci su, feci una breve selezione di quattro dei miei brani sparsi qua e là, già arrangiati pure, tra l'altro. E quindi un po' a casaccio, ti ripeto, senza proprio starci su. Non ci No, credevi tanto. ho detto vabbè, se va, perché poi chissà quanta roba, quanto materiale che invieranno a Mina, e Mina, immaginavo questa donna che stava lì a ascoltare, a selezionare. Sai, era anche un po' romantica come Come immagine, immagine, no? certo. Vabbè, intento, però non ci pensavo. Fatto volle che dopo circa 3 mesi, ricordo ancora che era marzo, infatti il disco esce venerdì prossimo, il 23 marzo, ed era proprio il 23 o il 24 marzo, ora non ricordo esattamente, però era sotto al suo compleanno, perché Mina farà 78 anni il 25 marzo. E quindi mi arrivò questa mail dopo pranzo, andai a vedere un po' le mail di lavoro che mi erano pervenute e vidi Maximiliano Pani, il figlio di Il Mina, figlio di Mina. esattamente. Quindi vado a leggere, sai, un po' col cuore, che vuole ormai, sai. A vedere, ciao Mariano, sono Max Pani, sono il figlio di Mina, sì, lo so, sei figlio di Mina. Mia madre ti fa innanzitutto i complimenti per come scrivi e per i brani che le hai inviato. Io pensavo nel frattempo, ma ha detto C'è un però. io, pensavo questo, Pensavi, sì. e sarebbe, qualora tu fossi del parere positivo, di preselezionare due dei quattro brani italiani. Ho detto: "Cavolo, addirittura due su quattro, un colpaccio." C'è sta gente che ne manda, perché poi mi dicevano, c'è sta gente che mandava dischi interi, brani da anni, e che non sortivano alcuna Dunque, risposta. tu il contatto l'hai avuto con Io Massimiliano Mina Pani? non l'ho mai sentita né vista, ma manco al telefono, manco. L'unico contatto, ovviamente, i pezzi li ho mandati a Mina, all'indirizzo di Mina, e so per certo che Mina ascolta tutto. Infatti esorto a tutti voi autori che ci guardate di Di crederci. scrivete, sì. E poi Mina è l'unica che veramente ascolta ed ha il coraggio, perché Mina può permettersi il lusso anche di cantare l'elenco telefonico, oppure, cioè, che ne so, il menu del ristorante qui sotto. Decisamente, decisamente. Mariano, il brano che ricordiamolo, cioè ricordiamo meglio, diciamolo, si chiama Il tuo Sì, arredamento ed è un. no, non come qualcuno ha scritto erroneamente il tuo appartamento. Sì, perché poi in realtà viene più semplice pensare il tuo Ti appartamento. viene più, sì, più spontaneo, forse più È più facile. facile la connessione. Ed è una storia d'amore, una storia d'amore un po' particolare, però. Sì, infatti non,
non menziono, non cito mai né amore né cuore, che sono le due gemelle per antonomasia, no? Che formano il braccetto, la liaison, il tandem d'amore, quindi per le canzoni classiche. E no, nulla, è una metafora. Parlo di una donna, individuandone un possibile arredamento interno, cioè quindi il carattere, se ha degli spigoli sull'animo, se ha i mobili in ordine, se sono bassi, alti, e quindi è una storia d'amore che si snoda, si snocciola proprio sull'arredamento umano di colei, di costei. E l'ispirazione qual è stata? L'ispirazione è la mia compagna attuale che condivide con me la vita da ben 15 anni, con la quale ho anche una bimba, Nadia, che è nata lo scorso 3 aprile, quindi fra poco fa un anno. E Quindi un bel quindi compleanno anche sì, per è un Nadia. brano che io scrissi in maniera molto di getto, quasi, anzi spontanea, una notte, ricordo. Infatti mi hanno scritto quelli della fanzine di Mina, e ora è uscita il numero nuovo, proprio per chiedermi un breve sunto, un breve rendiconto, sì, su come andò la scrittura del brano in questione. E io tornai, rincasai in una notte, da una serata che feci, e quindi là mi viene di getto questa cosa. Sarà stato complice un bicchiere di vino in più, però non lo so, però mi viene questa cosa un po' a metafora, un po' anche strana, perché infatti mi diceva, parlandone qualche giorno fa con Franco Serafini, che è l'arrangiatore del brano, mi diceva che effettivamente è un brano strano, è un brano poco usuale, poco commerciale per certi versi. Ha un ritornello, poi quando uscirà lo ascolterete, ha un ritornello che resta, però è anche complesso come è stato costruito, armonizzato. Quindi dunque tu non hai sentito la sua Io ho voce? sentito, no, io no, tantomeno manco l'ho chiesto, perché volevo godermi fino in fondo questa sorpresa, nel senso che ho voglia di ascoltare il disco quando esce, e quindi non ho manco chiesto fatemi ascoltare il pezzo, però c'è stato un caso, cioè, sono riuscito per caso a sentirne 30 secondi, perché giorni fa un amico mi invia un link di uno store, non faccio il nome per non dare così problemi. Mi manda il link di uno store, guarda, vai, apri, vado lì e si apre subito la mia traccia, ovviamente in mezzo, presa un 30 secondi scarsi presi così, e io mi sono sciolto, perché poi, essendo anche un brano rock, è una ballata rock, quindi suoni anche abbastanza Potenti, belli, definiti. bra. Con le batterie del suntuoso Alfredo Golino, batterista anche fra gli altri di Eros Ramazzotti, ne ho subito carpito il groove, la tostezza, concedimi Assolutamente, sì, rendi l'idea. il neologismo. E ascolta, io poi leggendo un po' anche gli articoli che sono Sì. usciti su sul tuo arredamento c'è un episodio curioso. La prima a sciogliersi, sì, tu avrai avuto il batticuore, però c'è tua mamma che insomma Ah, ha trepidato con te. sì. Mia madre, di sapere che ha 81 anni, sta benissimo, ringraziando il cielo, sta bene, ringraziando anche lei, perché lei è sicura, nel senso che una che non prende un medicinale, vabbè, queste sono altre storie, è una proprio fa yoga, teatro, canta. Lei è una grande fan di Mina, ma grandissima, lei mi ha sempre fatto una testa piena di Mina, ma ben venga, perché Mina mi ha anche aiutato in gioventù a capire certe cose. Quindi E era quindi nel tuo destino in qualche modo, Mina. probabilmente sì. Sì. E quindi lei, quando seppe questa cosa, che era, diciamo, firmata e concretizzata, però sempre aveva quella paura che potesse scemare e magari perdersi e non effettivamente poi risolversi in una cosa positiva, è fatta, è concreta. Invece, quando è stato che ha saputo che il disco ormai era alle stampe, che tutto già era stato chiuso, definito e cantato, e doveva solo uscire il disco, quando seppe questo, mia mamma stava piangendo. Io, da buon rockettaro, il quale sono, mi sono stranamente emozionato.
E poi, tra l'altro, è un luogo comune che i rocchettari siano duri, Duri. invece no, è tutto al contrario. Però noi ti vogliamo conoscere meglio, lo facciamo tramite un tuo brano. Abbiamo scelto tra la tua discografia appunto Che Involitudine. è il Ve brano meno rock della mia, però Vediamolo, poi ne benvenga, parliamo. benvenga. Ero io che un po' vagavo nelle notti calpestando il mondo, quando rincorrevo un sogno appeso a un vento algido. I lampioni fulminati e i gatti fra i rifiuti, neanche l'ombra più restava a terra a farmi compagnia. Contavo i passi rumorosi e svelti di paura, con l'anima inghiottita dai tombini e dai respiri miei. Feci testa o croce col destino e mi giocai il futuro per un giro tondo maledetto. In mezzo ai demoni mi fermai stordito, estesi me con tutto il mio bisogno di distendermi, e a collo in giù mi ritrovai smarrito in un cielo blu stranito di un colore indefinito, colore nuovo, color tempo che cambia. Voglio spingermi altrove da solo, senza lì, catapultarmi al di là del domani, librarmi libero nell'universo, e poi sparire, non essere perso. Dio, ti ho visto, sai, in fotografia, o almeno credo che sia tu, e anche se so che non ci sei, io voglio chiederti lo stesso quel che non hai fatto mai, perché tu ti nascondi bene in fondo ai secoli e ai discepoli che sempre avrai. Ho rimpianti e pianti opachi stesi ad asciugare dentro e lungo a dei ricordi lucidi di argenteria, uno in cui provando a dire ciò che io provai davvero mi scoprì di colpo a balbettare. E dopo a starci male scappai, e poi spingermi altrove da solo e senza di poi catapultarmi al di là del domani, levarmi libero nell'universo, e poi sparire, non essere perso. Involitudine, Mariano, fa parte del tuo terzo album, e tu prima ci dicevi che è un po' l'album meno rock, Sì. quindi Sì, immagino che gli altri due siano abbastanza potenti come. il mio primo disco è quello più rock in assoluto, e il mio ultimo, che uscirà spero a maggio, ritorna un po' alle radici. Quindi rock alternative, spunti molto progressive, suoni anche psichedelici, quindi vertirà tra i Pink Floyd, Muse, King Crimson, avrà varie situazioni. In questo video poi vediamo la Finlandia. Sì. Vediamo la Finlandia, anche lì c'è una storia particolare, se ce la vuoi raccontare. Sì, Sei legato a questo paese? molto. Io ho degli amici carissimi in Finlandia. Infatti, il mio ultimo video,
del singolo che uscirà a breve, Moon, che si intitola il brano. Il video l'ho registrato in Finlandia, come quasi tutti i miei video sono stati fatti in Finlandia. In Finlandia perché? Perché in Finlandia dal 2000 circa o 2001, ora non ricordo precisamente, un po' per caso mi sono ritrovato a fare dei concertini che poi sono diventati essere dei concerti, qualche volta anche È l'Italia che dei piace. concerti. Sì, cioè non voglio sbilanciare, non è che voglio, perché non mi piace essere troppo. Penso di sì, in certi termini sì. Nacque tutto un po' per caso, poi da cose piccole spontanee vennero fuori esibizioni in televisioni, le radio che si interessavano a me, qualche articoletto sui giornali, da prima locali, poi giornali più grossi, addirittura fino a ritrovarmi in prima pagina rubando la scena a un cantante famosissimo finlandese che ha per nome Jari Sillanpää. Perché questo? Perché io fui preso come ospite ad aprire il suo concerto all'interno di un festival chiamato L'Appeenranta, che si teneva proprio all'Appeenranta, che è una città finlandese. E il giorno dopo, invece di trovare Jari Sillanpää in prima pagina, loro, ci stavo io lì, e quindi fu stranissimo. Poi ho fatto televisione, sono stato in diretta. Ho condiviso il palco in una diretta Yle 1, che sarebbe la loro Rai, quindi come fosse una sorta di Rai 1, in televisione per un programma politico. E io ero lì in diretta con Petri Kaevanto, che è un caro amico finlandese, un cantante abbastanza noto in Finlandia. E io chitarra e voce, lui fisarmonica e voce, proponemmo una nostra canzone inedita, mezza finlandese, mezza italiana e inglese, che era anche contro certa mala politica, quindi dirlo lì, cantarla in faccia ai politici fu anche una bella tosta come cosa. Mi viene da pensare che in qualche modo la Finlandia si sia accorta ben prima di te, forse qui l'Italia un po' in ritardo è andata la tua Guarda, carriera. io in Italia, voi un po' per scelta, un po' perché certe cose non le fanno uscire. Sono sempre stato di nicchia e a me sta nicchia piaceva pure, dico la verità, non ho mai fatto chissà che cosa per uscirne, perché sto bene, perché non sono mai stato a scrivere qualcosa perché dovevo fare quella cosa lì. Sempre stato in linea col mio mood, col mio pensiero, con la mia voglia di fare un certo tipo di musica e di. Senza snaturarti, Sì, e insomma. quindi un po'. Per colpa mia, tra virgolette, un po' perché certe cose non le fanno uscire, e quindi no, io penso che sia in Finlandia sia in Italia le cose siano andate di pari passo, perché comunque anche in Italia il mio seguito, anche se di nicchia, man mano iniziava a prendere i piede, cioè non ovviamente non mi vedete in Rai, non mi vedete a Canale 5, perché ripeto, non sono un prodotto. Da quel Certo. da quella come posso dire, da quell'universo, ecco. Ma Però in qualche modo pensi che il tuo arredamento sia anche quel momento che poi, dopo, a posteriori, riflettendoci, è questa stata la svolta, il momento della svolta? Potrebbe essere. no, voglio dire, guarda, potrebbe essere, ma anche no, nel senso che non è che ora per forza debba chissà Però che potrebbe cosa anche tracciare accadere. una carriera parallela, che poi è quella Sì, dell'autore. infatti è proprio da quando inviai questi brani a Mina e da lì iniziai a pensare, ma ora sai che c'è di nuovo? Inizio con Mina e la rima è andata bene, proseguo, vado avanti e faccio anche l'autore di pari passo. Non è che io non abbia, anzi, l'ho anche fatto, autore, però ho sempre scritto o per qualche amico, per qualche collega o per qualche altro cantante. Così, roba, cioè nulla di che. Però voglio dire che Mina è stata la mia prima grande prova, la mia prima grande scommessa, chiamiamola Scommessa, così. sì. E alla prima mi è andata bene. Vinta. E quindi ora voglio insistere, invierò brani ad altri autori. Spero che si avranno, anzi, avranno sicuramente modo di ascoltare il brano. Se gli può interessare, io sono qui. Ascolta, Chiama. tu come dicevamo prima, in realtà sei napoletano, poi hai vissuto a Portici e poi Ercolano.
Sì, ti sei trasferito quindi nel Baianese a Serignano, sì. Serignano. Questa ora è la tua patria, no? La tua città d'adozione. Quanto c'è di Irpinia nella tua musica? In qualche modo è una terra che ti stimola, che ti dà ispirazione. Allora, io devo essere sincero. Lo devi Io essere qui. sì, no, io sono sempre sincero, quindi allora, io di napoletano c'ho solo il dialetto quando voglio parlarlo, di campano c'ho solo delle cose, però musicalmente sono distante anni luce. Io sono molto più inglese forse, anche se scrivo in italiano, però per un fatto di ascolto e di predilezione musicale, sono molto anglosassone e americano, più anglosassone. Di Irpino cosa c'è? C'è il fatto che io adoro quando non suono, quando sto per fatti miei, mi piace il verde, starmene sereno e con poco casino. E l'Irpinia mi dà questo, mi dà un po' di verde, mi dà un po' di serenità, mi dà un po' di aria buona, mi dà atmosfera in cui poter stare, magari scrivere roba decente, cosa che il caos di Napoli e Portici Ercolano non mi davano più, mi crea, anche se il Toledamente è nato a Portici, però man mano stava diventando un po' complicato convivere nel caos, avevo bisogno, siccome già stavo nel caos quando andavo a suonare. Quindi quando rientravo volevo un po' di pace, un po' di sereno, un po' di verde, un po' di aria pulita, magari inverno di camino, di fuliggine, La di tranquillità. legna scoppiettante. Quindi è questo che mi dà, e ben venga. E poi il cibo, io sono anche un cuoco, sono anche uno chef, e quindi il cibo avellinese, il cibo irpino è molto apprezzato dal sottoscritto. Ascolta, un'altra curiosità, che poi siamo quasi all'ultimo della nostra chiacchierata, è sul vinile, perché Maeba uscirà anche su Sì. questo, su vinile, no? Ed è un po' un ritorno al passato. A te piace questa scelta che stanno facendo in tanti? Ah, sì, è un po' di tempo che il vinile sta tornando in auge, c'è voglia da parte anche di chi è appassionato di musica, e non parlo di quelli che scaricano solo gli MP3 o magari manco pagandoli, se scaricano in maniera becera, purtroppo non andrebbe fatto. Sì, il vinile io lo amo, anzi, sicuramente uno dei miei rimpianti da musicista, da cantautore, e da uno che fa dischi, perché ho fatto, esce il mio quarto disco, è quello, cioè di non aver fatto musica e scritto musica e cantato musica negli anni 70-80. Io darei non so quanto di me per tornare indietro e fare quello che faccio ora in quegli anni, perché fare un vinile è tutt'altra cosa, cioè c'ha un gusto, un sapore, un odore anche, c'ha un rituale intorno, no? Io ricordo che da ragazzino il primo vinile che comprai era un disco dei Pink Floyd, Dark Side of the Moon, e ricordo che quando me lo scartocciai con le 14.000 lire che mi ero conservato, e andai a ripulirlo e lo andai a porre sul lettore Technics e andai poi con la copertina a vederla, ad ammirarla, a leggermi i testi, oppure tutte le notizie che oggi si chiamano tracks, cioè scusami, i credits del disco. Andavo a I leggere credits, sì. gli studi di registrazione, chi aveva collaborato, il fonico chi era, chi aveva masterizzato C'era un le. altro gusto, dai, diciamo. Sì, tutta un'altra cosa. Non voglio dilungare, sennò arrivo a No, parlarti sai di cose perché? veramente che oggi sarebbero proprio fuori da ogni comprensione. E mi rendo conto perché viviamo in un'epoca Completamente totalmente di differente. diversa. Sì. Cosa si devono aspettare i tuoi fan dal quarto disco di Zorama? Allora, innanzitutto è il mio disco più mio, nel senso che l'ho fatto da uomo libero, da cantautore libero e da musicista libero.
Mai come questa volta, c'è cioè un ritorno al mio primo disco, ecco, però mai come questa volta è un disco che dall'A alla Z ha tutto me. L'ho pensato, scritto, ideato, arrangiato anche con l'aiuto di un amico, però è tutto frutto di quello che io sono e non sono stato ad ascoltare nessuna etichetta che mi imponesse quella cosa o mi, diciamo, dicesse taglia il minutaggio perché deve essere più radiofonico, usa un suono più pop in quel brano perché serve il pezzo per la radio. No, qua, mi è capitato di farlo negli ultimi dischi, negli ultimi due dischi, che erano un Senza po' più. compromessi, Sì, insomma. E è un disco in cui sono io, è Zorama, è sappiamo già Mariano. come si chiama? Sì, il disco ha per titolo Virus in Fabula, il sottotitolo è Dal sottobosco delle inquietudini. Ha una copertina straordinaria, è disegnata dallo scultore e pittore Prisco De Vivo, che è molto quotato ed è campano, ed è un caro amico, il quale mi ha onorato del suo disegno. E E uscirà intorno a uscirà, spero, maggio. maggio, cioè se non è maggio, massimo a settembre, perché a giugno ormai non esce più. Sto solo valutando delle cose, perché siccome sono libero ora, per scelta, sto valutando delle etichette che lo vogliano prendere in distribuzione. Infatti faccio anche un appello, se c'è qualche etichetta che ha il coraggio, si faccia vivo. Io sto su Facebook, la mia pagina è Zorama Official, zorama.official. Quindi spero che ci sia qualcuno che mi dia garanzie e merito e possa distribuire bene il disco, perché ci tengo molto. È un disco veramente. C'è tutto quello che io devo metterci sopra. No, Invece c'è qualche altro brano nel voglio dirti una cosa cassetto? sempre Sì. nel disco, che è importantissimo. Il mastering l'ho fatto a Tredozio, in provincia di Forlì, e ad opera di un premio Grammy Award, ovvero Giovanni Versari, il quale ha vinto 2 o 3 anni fa il Grammy Award per il mastering di Drones, l'ultimo disco in studio dei Muse, quindi è una band che io peraltro adoro e che ho avuto modo anche di conoscere in Finlandia. Ah, Sono vedi. stato anche a parlare una mezz'oretta con Matthew Bellamy, con Dominic Howard e con Wolfe Noon, quindi tutto il trio, simpaticissimi. Brani, qualche brano nel cassetto, magari qualche artista a cui adesso inizi a pensare, visto che la prima è andata bene. Mi piacerebbe scrivere anche per Ornella Vanoni. Tu dici che c'è tutte datate. No, Perché, no, assolutamente. perché Le penso grandi. che paradossalmente loro abbiano più coraggio e più voglia alla loro età di molte giovani di oggi. Di sperimentare, di dare Sì, ascolto, no? Di dare è strano attenzione. questo, però paradossalmente è così, mi rendo conto che hanno più coraggio loro che molte giovani di oggi. Però, oddio, se ci facesse viva una Carmen, anche se lei è cantautrice, però se si facessero vive tipo Carmen Consoli, oppure tra i maschi un Niccolò Fabi, un Max Gazzè, una collaborazione gliela farei subito e sarei molto onorato di farla, perché sono artisti che stimo molto. Una band che amo tanto, e purtroppo non ha avuto il successo che meritava, però voglio citarli, fece Sanremo pure un po' di anni fa, loro erano prodotti dalla moglie di De André, da Dori Ghezzi. Loro sono i Blastema, veramente sono molto validi, ed è un peccato che una band del genere non abbia ancora il successo che merita, perché veramente scrivono Invece noi te bene. l'auguriamo di avere il successo che tu Grazie, meriti. grazie, grazie, grazie. Io spero solo di fare bene quello che faccio. La passione c'è, la voglia c'è e sono coerente con me stesso. Io faccio roba che un giorno, se mi ritrovo lì ad ascoltare, so per certo, cioè, che non la ripudio. Perché non riuscirei mai a scrivere, a fare un disco che poi, cioè, dopo qualche anno dico: ma che cavolo ho scritto? Cioè, quindi già da là parto. Fai quello che tu compreresti. Infatti io faccio quello che io comprerei. E ovviamente invitiamo i nostri telespettatori ad ascoltare attentamente il tuo Il tuo appartamento, il arredamento? tuo arredamento, No, ma ci può ci sono stare. cascata C'è, anch'io. c'è, c'è, c'è. Manca davvero poco, sono una sola Venerdì settimana prossimo, di e poi 23. ovviamente l'estate, la primavera, insomma, ci porterà un altro
Un altro album di Zorama. Davvero i nostri migliori in bocca al lupo. Vi ringrazio, sarà un piacere stare con voi. Ciao. Alla prossima, Password. Sul tavolo incompiuta, l'essenza mia che si denuda, mentre gli occhi mi straripano dal viso, tanto che se guardo ancora nel riflesso son diviso. Nel frigo conservata una razione di euforia che mando giù a sospiri e poi ci bevo su tra un fremito e un momento che non vuole passare più. Tu sei il sinonimo mio. Il confine con me, l'indirizzo di Dio. Tu sei aria, sei ossigeno, il mio volo più libero, sei l'incontro all'addio, l'addio. Acerbi d'adolescente, rughe da vecchio che si rispecchiano nel torbido. Ho emancipato un mare di concetti ebri, come bue riemerse su dalle correnti, e una certezza pesa.